ed è sulle note di questa musica un po' chill che andremo a montare il drum set del OSA Project di Mike Burney. Tanto sono solo io. Aspetto che arrivi altra gente, poi si comincia. Bisogna incominciare, anche se non c'è nessuno, e questa è la scena. Qui abbiamo questo tappeto sul quale andremo a posizionare il primo pezzo. Metteremo una cassa 18x14. Con il portarla un po' avanti, no, e questa è la base con la quale svolgeremo il nostro lavoro. E io già andrei a mettere il nostro pedale esserci. Andiamo ad accorciare il
Alla. Perfetto. Adesso andiamo ad aggiungere la prima asta. Dunque, qui andremo a mettere sarà l'asta che ci permetterà di tenere anche l'unico tom questo kit possiede. Tanto qui andiamo ad accorciare. Andiamo a mettere un tom holder. Bene. E qui già siamo a buon punto. Questo configuratore è molto buono. No, qui voglio un'asta a Echele. La giriamo completamente, andiamo ad abbassare e qui avremo il nostro ride. Voilà, perfetto. Qui metteremo l'asta del Charleston. Bella, allineata. Top. Dunque, andiamo già a montare un rollante. Un rollante da 12. Ben posizionato, dai. Forse un po' più d'angolazione così e un po' più
alto, di conseguenza siamo il Tom Holder. Andremo a mettere il nostro tom da 10, che nella versione originale tecnicamente è una timbale, ma qui questo programma non ce la fa vedere, quindi andiamo di tom da 10. Ecco. L'altezza, andando ad abbassare, tanto intanto vedo che ci sono altre persone in questa live. Se volete domandare delle cose, fate pure. Tanto qui andiamo a montare il timpano. Mettiamo un 14x12. Perfetto. Visto che andiamo a montare altre aste, e qui andiamo a montarne un'altra con la cosiddetta giraffa, che sarebbe questa. Giriamo, eccola qui. Thank you.
qui ci sarà un crash, qui uno stack, andiamo a montare l'asta del China. Adesso le vedete un po' sguarnite queste aste, però presto le riempiremo con i piatti. Abbassiamo, incliniamo e qui giriamo. Io già da questa parte comincerei a riempire. Un crash e Your ride da venti. Io qui direi di montare più in avanti l'asta. E lo farei pure con questa. Eccoci qua. Qui conviene alzare leggermente. Qui andremo a mettere un crash da 18. Adesso aggiustiamo.
Adesso dobbiamo mettere degli altri piatti. Dopo faremo la comparazione tra l'originale e questa versione. Thank you.
dispiace. Sei 8. Aggiustiamo di fino. E andiamo a mettere l'ultima asta del set. E questo è l'ultimo crash. Grosso modo è così. Adesso andiamo a fare le rifiniture. Thank you.
andiamo a mettere le pelli nuove. E questo è il nostro cullante. Poi andiamo sulla cassa. E qui ci siamo, anche con le pelli. Andiamo sui piatti. No, questo e ci siamo. Andiamo a fare una comparazione con il kit originale. Momento. Salviamolo questo. Dov'è? Save kit as.
salvato. E qui. No. E qui su da questa pagina ce lo ritroviamo. Poi questi kit magari dedicheremo una live a fare dei commenti. Adesso andiamo a vedere com'è l'originale. Questa però è molto parziale. Questa questo la versione originale, come si può ben vedere, una casa da 18 come quella che abbiamo messo qui, messa in maniera più decorosa. I tre splash, i due crash, il crash, il china, lo stack, il ride. Poi questa è la visione del kit dall'alto. Dai, secondo me ci sono andato molto vicino. Intanto vedo che siamo in due, se qualcuno vuole scrivere, scriva pure.
forse no. Qui quello che devo fa l'ho fatto. Cioè, fondamentalmente dai. Io passerei pure alla scena generale e vi saluto.